Le scoperte rivelate in questo video sono il rapido riassunto dello studio che ha interessato oltre 30 anni della mia vita. Fino ad oggi, le opere pittoriche di Leonardo da Vinci non erano mai state investigate seguendo i suoi dettami geometrici, ottenendo in questo modo le matematiche dimostrazioni da lui volute. Questa indagine non abbraccia ipotesi, ma segue scrupolosamente gli imperativi matematici dei suoi scritti e le indicazioni rivelate in un suo dipinto. Conclude il video la scoperta del primo ed unico anagramma scritto da Leonardo, contenuto nel manoscritto K, foglio 1, recto. Nessuna umana investigazione si può dimandare vera scienza se essa non passa per le matematiche dimostrazioni. Leonardo da Vinci. Dall'analisi di questo brano non è possibile rilevare un solo vocabolo riferito alla pittura. Lo scritto vinciano inizia con un'ordinata descrizione geometrica. La scienza di geometria comincia dalle superfici dei corpi. Al termine di essa superficie si trova avere origine la linea. La linea ha origine dal punto. Adunque il punto è il primo principio di geometria. Leonardo termina la spiegazione con un avvertimento. Nessuna umana investigazione si può dimandare vera scienza se essa non passa per le matematiche dimostrazioni. L'unica possibile correlazione tra la pittura e la geometria è da ricercarsi nel termine investigazione. Per fare questo è necessario avvalersi della pratica, applicando i dettami geometrici all'opera pittorica. I testi riferiti a questo ritratto sono estremamente brevi e di pareri discordanti. L'ipotesi che ottiene maggiore favore è quella della similitudine fra il nome della dama Ginevra con la pianta di ginepro raffigurato nell'opera. La tavola è dipinta su entrambi i lati e il bel motivo simbolico che appare sul retro risulta mutilo nella parte inferiore. La scienza di geometria comincia dalle superfici dei corpi e al termine di essa superficie si trova avere origine la linea. Leonardo da Vinci. Traccio due linee orizzontali, una passante per l'estremità della testa e l'altra per il margine inferiore del mento. Esse distano tra loro 168 mm e determinano l'altezza della superficie piana in esame, ovvero la testa della dama. Tracciando le orizzontali tangenti alle estremità anatomiche, occhi, naso, bocca, si osserva come queste risultino essere tutte distanti tra loro di dimensioni multiple di 4 mm. Questo in natura non può accadere, perché se l'opera fosse un ritratto dal reale, un'indagine geometrica produrrebbe risultati limitati ed approssimativi. La distanza tra l'orizzontale 31, margine della palpebra, ed il limite inferiore del mento è pari a 88 mm. Dividendo tale spazio in due parti uguali e tracciando l'orizzontale 21, che individua con precisione decimale il finale del naso, se ne determina la sua precisa altezza anatomica, pari a 44 mm. Tracciando la mediana, si divide la superficie in due metà di 84 mm. Si osserva che tale mediana tange una linea curva disegnata sulla stoffa che raccoglie i capelli della dama, indicata nell'immagine con la lettera J. In apertura del libro di pittura, come già visto, Leonardo ricalca i principi geometrici euclidei, dei quali il terzo recita
Dato un punto e una lunghezza, è possibile descrivere una circonferenza. Nella regione sinistra del dipinto, il termine della superficie in esame, volto della dama, è ben definito nell'estremità curva della stoffa che raccoglie i capelli. Nella tavola quarta, la mediana divide la superficie in due metà di 84 mm. Apro il compasso di questa misura e traccio una circonferenza con centro Y che coincide perfettamente con l'estremità curva del tessuto dei capelli. Traccio le verticali 1E, 6G, che iscrivono la circonferenza in un quadrato di lato di 168 mm. Nella tavola seconda, tutte le orizzontali che delimitano le forme anatomiche del volto, naso, testa, occhi, bocca, risultano essere distanti fra loro di dimensioni multiple di 4 mm. Come scrive Leonardo, in natura questo non può accadere. Questi risultati portano a pensare che l'effigie sia stata quindi realizzata in un reticolo di 4 mm. In questa tavola traccio le diagonali nei quadrati individuati nella tavola quinta, che determinano dei punti di intersezione con distanze di dimensioni multiple di 4 mm. Disegno delle orizzontali e delle verticali passanti attraverso tali punti di intersezione, che scompongono il quadrato di lato 168 mm in 36 quadrati di lato 28 mm. In questa tavola è di fondamentale importanza la verticale 4B, che coincide con l'estremità del collo e divide la superficie del quadrato in due rettangoli, aventi area l'uno il doppio dell'altro. Nell'area sinistra del dipinto, solo la porzione di testa contenuta nel rettangolo con base EB di 112 mm è sorretta dal collo e segue la posizione del busto girato di tre quarti. Nel rettangolo di base BG di 56 mm, l'altra parte del capo è isolata nello spazio. Questo risultato verrà approfondito a breve nella lettura dell'emblema dipinto sul retro del dipinto. La mia attenzione viene catturata dai simboli riprodotti sulla stoffa che raccoglie i capelli della dama. Questi potevano rappresentare una simbologia geometrica. Si notano infatti un arco, una linea curva e una serie di diagonali continue. Riporto la figura geometrica della tavola sesta al computer con tolleranza di 0,0001 e disegno il motivo simbolico rilevato nella cuffia sul capo della dama. Tracciando le diagonali continue, vengono individuate altre intersezioni multiple di 4 mm. Che portano alla scomposizione finale del quadrato che inscrive il volto della Ginevra in un reticolo di 4x4 mm. Fino ad oggi si è ritenuto che l'emblema, dipinto da Leonardo sul retro della tavola, volesse esaltare le virtù della giovane Ginevra.
Nel libro di pittura, al capitolo 8, dal titolo Le scienze imitabili, con riferimento alla pittura, Leonardo scrive: «Questa sola onora il suo autore e resta preziosa e unica, e non partorisce mai figlioli eguali a sé. E se tu dirai questa non essere virtù del pittore, ma propria virtù della cosa imitata, Ginevra, si risponderà che in questo caso la mente degli uomini si può soddisfare standosi nel letto». Cosa spinge quindi Leonardo a dipingere il cartiglio sul retro della tavola? Questa l'iscrizione latina: virtutem, capacità, bravura; forma, figura, volto; decorat, decorare, ornare. Il ritratto onora quindi la virtù del genio fiorentino. Perché Leonardo si autocelebra? Quale sconvolgente risultato lo esalta al punto tale da dipingere una simile frase sul retro della tavola? La verticale 4B divide il quadrato in due rettangoli aventi l'area l'uno il doppio dell'altra. Oscurando il rettangolo con base 56 mm, possiamo notare come tutto il peso della testa poggi sul collo e sia palesemente girato di tre quarti, mostrando la stoffa che raccoglie i capelli sul retro del capo. La pupilla stessa, pur essendo disegnata al centro dell'occhio, non fa sì che lo sguardo sia rivolto allo spettatore, ma segue la direzione della narice e del busto, girato di tre quarti. Oscurando il rettangolo con base 112 mm, è messa invece in evidenza la porzione del volto contenuta nel rettangolo di 56 mm, che risulta essere un perfetto frontale isolato nello spazio. Gli elementi che compongono questa parte del volto, occhio, naso, bocca, fronte, risultano essere perfettamente frontali. Infatti, a differenza dello sguardo del profilo contenuto nel rettangolo con base di 112 mm, questo fissa e indaga l'osservatore. Al termine di questa investigazione geometrica, risulta palese il motivo che spinge Leonardo a vergare nel cartiglio la frase «Virtutem forma decorat». Egli, infatti, realizza un'opera unendo un profilo di tre quarti ad un perfetto frontale attraverso la geometria. Ecco perché questo ed altri ritratti risultano ancora oggi enigmatici. Ne è altra prova la simbologia del ginepro. Geometria, che divide la parola for, ma, volto, effigie. È altresì chiara la simbologia della penna, strumento del fare, mentre l'alloro ne glorifica il risultato. Questo dipinto anticipa l'arte moderna di più di quattro secoli. Solo un intelletto superiore avrebbe potuto generare una così alta e geniale concezione pittorica, fino ad oggi sconosciuta e non catalogata in tutta la storia dell'arte. Tra i brani enigmatici di Leonardo da Vinci troviamo questa annotazione, tradotta dal Ravasson Molien e scritta a matita nel manoscritto K, foglio 1 recto. Così si presenta: «La luna densa, egra, densa e grave, come sta la lu
Na. Analizzando lo stralcio, ritenevo sbrigative le conclusioni che lo riducevano a un quesito scientifico legato alla Luna. Perché questa scrittura frammentata? Perché terminare l'appunto dividendo la parola Lu-Na? Anagrammando quest'ultimo particolare, mi accorsi che la Luna diventava quel nulla ripetuto da Leonardo per definire il punto geometrico. Nulla è la Luna, mi ripetevo, ma per Leonardo quel nulla diventava il punto generativo dell'amata geometria. La generazione, pensai. E se Leonardo avesse celato in quella frase qualche concetto sulla creazione? Con questa ispirazione tornai a frazionare la frase e, dopo innumerevoli tentativi, giunsi alla scoperta del primo e unico anagramma da lui scritto. Nulla da sé genera nulla cosa da me va generata. La parola da sé potrebbe apparire come un errore, ma dalle traduzioni di Jean-Paul Richter, da sé è costantemente scritto da Leonardo in modo congiunto, con la doppia S, da sé. Nel frammento si ravvisa la coscienza di Leonardo, consapevole del risultato dei suoi lavori. L'anagramma ricalca il pensiero degli antichi filosofi greci, che ritenevano necessario attenersi al principio del ex nihilo, nihil fit, ovvero dal nulla non deriva nulla. Tengo a precisare che Leonardo era in possesso di numerosi testi di Aristotele e dei filosofi greci antichi. Infatti la frase occupa uno spazio fondamentale, sia nella filosofia greca antica che nella fisica e metafisica di Aristotele. Di conseguenza, è l'anagramma stesso a rendere innegabile la traduzione del Ravesson Molien, in quanto ricalca il concetto della generazione che, ancora oggi, è fonte di controversie scientifiche e religiose.